Rain Paola Turci su Radio Bruno alle 15:04, comincia con questa canzone il Fans Club di oggi. Ecco la sigla, ecco Barbara Pinotti, ma soprattutto già inquadrata anche dalle nostre telecamere. Eccola! E la presentiamo. Ciao Paola. Benvenuta. Ciao a tutti, buongiorno, buon pomeriggio. Benvenuta qui a Radio Bruno e in questa giornata dove ti vediamo come sempre in gran forma. Stai veramente benissimo, porti luce ovunque tu vada. Grazie, è un bel momento. Gran è forma, un bel devo periodo. Dire anche fisica proprio, infatti ti volevo chiedere quali sono un po' i tuoi segreti, perché io dovrei smaltire. Cos'è lì, pasta? Sì, qui avrei un po' di vaniglia dell'amore, insomma, da buttare un po' giù. Beh, un po' di sacrifici si fanno, si possono fare, insomma, no? Però è anche molto la gioia delle soddisfazioni, insomma, ti fanno star bene. Questo, non c'è un allenamento fisico nella faccia, insomma, c'è la voglia di sentire, di condividere anche con il pubblico che ti ascolta, che ti apprezza tutto questo entusiasmo. È un momento, un anno bellissimo. Infatti è uscito da pochi giorni, tra l'altro il 27 ottobre, questa riedizione di Il mio secondo cuore, che è il tuo album, la new edition, diciamo così, che è una sorta, possiamo dire, di un altro tassello che si va ad aggiungere ad un percorso molto bello, molto importante di Paola Turci. Ti abbiamo vista, ti abbiamo ascoltata, leggiamo anche interviste, ti vediamo in TV, ascoltiamo le tue canzoni. Ci sembra che la sensazione sia quella di una Paola Turci che si rinnova e che rinasce ogni giorno. È così. Beh, proprio tutti i giorni, no? Sarebbe una fatica enorme. però ho fatto un bel lavoro, devo dire, un bel lavoro di sacrificio, nel senso che ho voluto scrivere un libro che mi ha veramente portato delle grandi soddisfazioni, in quanto sono riuscita un po' ad ammettere i miei limiti, no? Le mie paure, le mie debolezze. Quando ammetti di essere debole, ecco lì che succede qualche cosa, insomma, trovi una forza incredibile. E quindi da lì è cominciato tutto, è partito tutto. Sono arrivata poi a Sanremo con un disco che mi assomigliava moltissimo, pieno di energia, pieno di questa grinta espressa, tirata fuori finalmente. E adesso insomma ho voluto arricchire questo lavoro, anche se non era previsto, ma in questa onda così di ispirazione, onda creativa, sono venute fuori altre canzoni, le ho fatte ascoltare, forse questo è stato il motivo per cui poi è nata questa nuova edizione, questo secondo cuore new edition, arricchito anche di un contributo filmato, quindi un DVD di 20 minuti dove praticamente ci sono io a 360 gradi, ma dietro le quinte, sempre dietro le quinte. L'ho visto. Ecco. Sì, l'abbiamo visto. È anche carino, è anche molto divertente. Tra l'altro hai un'energia, corri dappertutto, sempre, ti ho visto piena di energia, insomma, nei backstage, nel dietro le quinte, anche in preparazione, credo, dei concerti. Sì, giusto? Sì, ma io quando sono felice volo, mi sento proprio di pesare un grammo e sento di volare, perché è un'energia che mi si trasmette, cioè mi arriva fisicamente. Perciò non posso star ferma, perciò sì, ci sono delle corse avanti e indietro al teatro, sì, durante le prove. Uno degli inediti è Offline, che abbiamo sentito proprio in apertura, uno degli inediti della new edition. Tu sei più offline o più online? Come va il tuo rapporto con i social? Beh, socialmente parlando sono molto online, questo sì, però sono offline quando c'è qualcosa di molto più interessante, che potrebbe essere la musica, potrebbe essere la scrittura, potrebbe essere anche l'amore, insomma. Ci sono i due momenti, per me ho individuato i due momenti in cui stacco tutto e mi dedico con grande piacere a quello che mi interessa. Oh, anche una cosa molto interessante, uno dei tuoi sogni nel cassetto che fin da piccolo è stata fare l'attrice, e lo scorso anno almeno in parte hai realizzato questo sogno portando in teatro il tuo monologo sulla tua autobiografia Mi amerò lo stesso. Che differenza c'è tra salire sul palco come attrice e salire sul palco come cantante? Beh, son due azioni completamente diverse tra di loro, ma le due completano, una completa l'altra.
Sono sicura che intanto questo è stato un regalo della vita, perché io aspettavo da 24 anni di tornare in scena come attrice, perché avevo fatto l'accademia teatrale, stavo per diventarlo, e poi invece l'incidente mi ha fermata, il viso che insomma è cambiato improvvisamente, i segni, le cicatrici, però non ho mai smesso di sognarlo, non ho mai smesso di desiderare di tornare a recitare, ed è nato poi, tutto è avvenuto per caso, perché un regista ha letto il mio libro, ha letto il racconto del teatro, del mio sogno, e mi ha proposto di mettere in scena la mia storia. Quindi io ho fatto pure uno switch, insomma, strano, perché sono uscita da me per interpretare una me, quindi per interpretare me stessa, però volevo farlo da attrice, quindi come fossi stata un'altra persona. Questo è stato un bel regalo che mi ha portato molta forza, molta determinazione sul palco dell'Ariston. Lì c'è stato, ho capito che quello che avevo fatto, appunto il lavoro anche di memoria, mnemonico, di imparare a memoria un monologo di 50 minuti, alla mia età insomma non era così, proprio così scontato, e la concentrazione e lo stare recitare sul palco, insomma, pensando che comunque è una cosa molto impegnativa per uno che non lo fa, l'attore, no? Quindi io che sono cantante, voler recitare e basta è stato molto impegnativo. Lì sono dimagrita tantissimo, non mangiavo più, lavoravo e basta, studiavo e basta. Però ecco, quello è stato il motivo per cui poi a Sanremo sono stata così, così determinata, così concentrata, volendo fare bene. Ci torniamo un attimo allora sul palco di Sanremo, almeno idealmente, diciamo così, riascoltiamo questa canzone che è Fatti belle per te, Paola Turci. Fatti bella per te, Paola Turci, su Radio Bruno, e Paola Turci a Radio Bruno. Allora, abbiamo parlato di te in veste di cantante, in veste di attrice, parliamo di te anche in veste di scrittrice, perché hai scritto un romanzo, un'autobiografia. Adesso stai scrivendo qualcosa, Paola? Sì, sto scrivendo un nuovo romanzo, ma in realtà mi sono fermata, perché diciamo che questo periodo mi ha coinvolta con la musica. E quindi non sono più riuscita a mettermi sopra questa storia, però ho cominciato a farlo già un bel po' prima del festival, circa un anno fa. Ho buttato giù appunto questa idea, e sì, c'è questa idea di nuovo romanzo, ma non so quando riuscirò a finirlo, perché sai, comunque scrivere in prosa c'ha bisogno, scrivere racconti vuol dire avere uno spazio di tempo, di uno spazio anche vuoto nella testa, vuol dire non avere impegni, vuol dire pensare soltanto a quello, immergersi in quello, dedicarsi soltanto a quello. Io magari tra un po' mi ci dedicherò, insomma ce l'avrò un po' di tempo, però adesso con il tour alle porte, il tour nei teatri alle porte, e ci sarà anche un reprise del tour sicuramente il prossimo anno, ci saranno altri impegni, perciò insomma non sarà facile. Impegni ce ne sono ancora tanti, sì. A cominciare ad esempio, a parte l'in-store che stai facendo, dopo ricordiamo i nostri ascoltatori dove ti potranno vedere, incontrare più tardi, insomma questa sera a Bologna alla Feltrinelli. Un altro degli impegni, ne hai accennato, che sta arrivando è quello che parte il 15 di novembre, c'è, cioè, sì, questo nuovo tour che parte da Torino, dal Teatro Colosseo, sì, che arriva dopo un tour che è andato benissimo, con un sacco di soddisfazioni in primavera e estate. Allora ti chiediamo, in questa nuova parte del tour, cosa troveremo di nuovo magari rispetto al precedente? Beh, intanto troveremo i teatri nuovi, cioè è un tour nei teatri, alcuni di questi io non ci sono mai entrata ed è un sogno per me, penso a Roma che è la mia città, dove suonerò nella sala quella più grande di tutte, la sala Santa Cecilia dell'Auditorium, penso agli Arcimboldi di Milano, insomma ci sono dei teatri che dove non sono mai stata. Però non sono mai stata poi con questo concerto, che un po' si differenzia ovviamente dal concerto appena finito quest'estate, perché ovviamente si arricchisce anch'esso di questi tre brani nuovi. Ci sarà una sorpresa, un altro brano inaspettato per tutte le persone che mi seguono, per tutte le persone che verranno.
Però diciamo che il centro è la voglia di intanto di celebrare questo disco, questo secondo cuore, che è un luogo ideale. Il palco è il luogo ideale, la musica è il mio luogo ideale, e quindi celebriamo questo con una festa che è fatta di lenti, di balli, di momenti anche di sfogo, ecco. Insomma, succedono tante cose durante il concerto, grazie alle canzoni, agli arrangiamenti nuovi, e anche a una scenografia, insomma, degli effetti che sicuramente porteremo sul palco. Paola, noi vogliamo tenerti ancora qui per un po', però adesso vogliamo sentire un'altra delle belle canzoni, una canzone che hai interpretato in maniera veramente magistrale, una canzone che è già bellissima, all'epoca è resa ancora più bella se era possibile, un'emozione da poco. Paola Turci, tra poco la ritroviamo ancora qui a Radio Bruno al Fans Club. Allora, questo è un piccolo regalo che ci siamo permessi di fare a Paola Turci, perché sappiamo, insomma, che è vero, sei una fan sfegatata di Patti Smith. È vero che a 15 anni ti lo facevi chiamare Patti? Lo ero. Sì, no, mi chiamavano Patti, non chiamavano è che mi facevo Patti. Chiamare, ah, okay. perché c'era una certa somiglianza, okay. Sti capelli, ero magra come un chiodo, tutta scheletrica, un po' come lei, e allora mi chiamavano Patti anche perché poi cantavo sempre le sue canzoni in quegli anni lì, insomma, gli anni dell'adolescenza. Mi avete fatto un bel regalo, grazie. Oh, ci sono tanti amici che ci stanno scrivendo e ti stanno facendo i complimenti. Veronica dice: sei una forza della natura. E poi c'è Mello che dice: sei sempre bella e sexy. Poi c'è un messaggio molto bello di Serena, dice: non è perché le cose sono difficili che non osiamo farle, perché non osiamo farle che diventano difficili. Sì. E Paola sta abbattendo piano piano tutte le barriere e superando tutti i suoi limiti e debolezze. Ci vorrebbero più Paola Turci nel mondo. Ah, che carina, bellissimo. Ma grazie a tutti, sono molto felice. Beh, sono persone, che ragazze che mi seguono, quindi seguono proprio il tour, e quindi mi dicono che magari sono bionica perché vedono che io dalla mattina alla sera sono in giro per l'Italia in questo periodo a fare interviste, a promuovere questo disco. Ma sono molto felice, insomma, non sento per niente la stanchezza, perché insomma, quando sei felice, non lo so, stai bene, insomma. Poi l'incontro del pubblico per me dà una grinta, dà una forza e la voglia proprio di continuare a incontrarlo. E poi c'è un fans club che si sta per riunire, sì. No? Un fans club che dura da 25 anni, mi dicevi. Come te, dicevi poco come fa, te con questo come programma. Come me con questo programma qui, Radio Bruno, esatto. Praticamente intorno ai primi... Il 9 dicembre. Noi ci raduniamo insieme per una grande festa a Roma, il 9 dicembre, il Paola Turci Fan Club, ormai attivo da appunto oltre 25 anni, ogni anno fa questa festa, regala una festa a chi mi ha sempre seguito. Io gli regalo 4 ore di tutto quello che mi viene in testa, dalle imitazioni alle canzoni di altri, alle mie, alle canzoni che non canto mai, al regalo. Ogni anno preparo un regalo per ognuno di loro, per tutti gli iscritti, insomma. È molto facile, basta andare sul mio sito e si trovano tutte le indicazioni per chi vuole partecipare, ed è una festa molto divertente e anche molto, come dire, d'amicizia, ecco. Beh, intanto c'è una festa anche oggi pomeriggio a Bologna alle 18 questa sera, e noi sappiamo che ci sono già tante persone che ti stanno aspettando questa sera alle 18 alla Feltrinelli di Bologna, Piazza Ravegnana, e domani ricordiamo un altro appuntamento al centro commerciale Porte dell'Adige a Verona al Media World. Sì. E poi ci sarà il tour dal 15 di novembre. Esatto, concerto. 15 di novembre, l'abbiamo detto, c'è Torino, Teatro Colosseo, da lì si parte. Ne ricordiamo alcune che sono quelle un po' delle nostre zone, ad esempio il 19 di novembre potrete vedere Paola Turci, sentire Paola Turci a Bologna al Teatro Il Celebrazioni, il 5 dicembre sarai a Firenze al Teatro Puccini, l'11 di dicembre a Rimini al Teatro Novelli. Ah, che bello, non vedo l'ora. Anche noi, grazie di essere stata con noi, è stato veramente un piacere averti qua al Fans Club a Radio Bruno oggi. Anche per me, grazie a tutti, ciao. Ciao Paola. Ciao.